Dopo la grande vittoria contro la Triestina, che ha proiettato il Piacenza in vetta alla classifica, i biancorossi vanno ad affrontare una squadra ostica e rognosa, la cosiddetta squadra difficile come la Fermana. Che tipo di partita si aspetta, mister Fanzini? Ma hai già detto bene te, dobbiamo dimenticare velocemente la partita di domenica scorsa con la Triestina. Questa che affronteremo sarà una partita totalmente diversa contro una squadra ostica, tignosa, una squadra di categoria e con delle qualità importanti, quindi ci renderà la vita difficilissima. La partita con la Triestina, oltre che portare in dote ai biancorossi 3 punti, ha anche dimostrato che il Piace sa essere camaleontico, sa cambiare pelle a seconda delle varie situazioni di partita e a seconda dell'avversario. Da questo punto di vista, se tornate al 3-5-2, ottima soluzione, potrebbe essere questo il modulo definitivo oppure uno dei possibili moduli per domenica. Sì, ma penso che più che una questione magari di moduli, che questi una domenica può andare bene una situazione, domenica dopo l'altra, credo che è una situazione di atteggiamento, di consapevolezza, di condizione fisica e condizione mentale, tutte cose che stiamo migliorando nel corso di queste partite, di questo campionato. E spero che arriveremo presto al top di tutte queste condizioni, poi credo che la squadra abbia tante possibilità di far bene, a margini di miglioramento che stiamo vedendo, ma che sono ancora tanti. Notizie di qualche minuto fa, Simone Della Latta ha rinnovato fino al 2021 con la società dei Fratelli Gatti, importantissimo soprattutto per te, che insomma lui è uno dei tuoi fedelissimi, sarà regolarmente al centro della difesa. Ma diciamo che è importante aver sistemato una situazione un po' che si era fatta un po' spinosa, ma credo che qui la società abbia fatto un grande lavoro, nel caso del presidente, vicepresidente, del direttore sportivo e poi io personalmente ma sono felice perché credo che Simone possa essere un patrimonio anche per la società, un giocatore che ha sempre fatto bene qua, può fare più ruoli, quindi domenica ce l'avremo e a disposizione. Grazie.